Cito. Bella ragazzi, qui Gabo di Squared e ben ritrovati nel mio canale. E buon anno a tutti innanzitutto, oggi è il 1° gennaio. Sono reduce da un capodanno, come tutti potete ben sapere, a capodanno si fa di tutto. Comunque lasciamo questo particolare. Sono qua su Resistance, la mia terza nucleare, che dovrebbe essere la quinta in teoria, però siccome è la terza che carico sul canale, che diciamo che non è in ordine cronologico, ne avevo chiamate altre tipo due che devo ancora mettere sul tubo, però diciamo che si va avanti e ogni giorno tipo ne tiro una, adesso sono a quota 6 e devo dire che la prima l'ho chiamata il 25 dicembre e diciamo che sono soddisfatto perché ho capito un po' il ritmo, ho preso il ritmo delle specialista, i respawn imparo meglio come, ho imparato meglio come sono. Qua divento Superman e inizia la carrellata. Purtroppo ancora come velocità non sono un granché, nel senso che ci metto tanto a prendere la mob, insomma ci metto abbastanza, più che altro perché ho paura a muovermi, perché davvero se dovessero uccidermi a 23 veramente io faccio un casino. E a parte il fatto che comunque posso dire che ultimamente mi ammazzano veramente poche volte tipo dopo le 20 uccisioni, perché appunto me ne accorgo e quando me ne accorgo veramente mi concentro al massimo. Non parlo mai con nessuno quando sono online, anche se mi chiamano non rispondo, perché comunque bisogna essere concentrati ragazzi. Un consiglio che posso darvi dipende ma anche molto dalla posizione in cui siete messi, nel senso non nel game ma proprio voi come siete postati, col joystick le mani devono essere ben appoggiate. Poi vabbè, tutta una questione di abitudine, insomma se voi siete abituati in un certo modo naturalmente, cioè ovvio che non potete tirarla da sdraiati con le mani dietro. Chi è che usa il martello pneumatico a quest'ora, il 1° gennaio, cazzo? Ovviamente non potete essere con le mani dietro alla testa, perché ovviamente non riuscirete bene a avere i riflessi, eccetera. Voi penserete che sia una cazzata, ma invece è tutta una cosa vera, fidatevi di me. E niente, qua io ero tipo a, non mi ricordo quante uccisioni di fila, però il mio cuore incominciava a battere veramente forte, perché come ho detto nell'altro video, come ho sentito anche molti di voi, non sono l'unico a cui il cuore va a 2000 quando incomincio a rendermi conto che sono ad abbastanza uccisioni di fila. Diciamo che qua ero abbastanza camperato, bazzicavo sempre intorno a questa zona qua e posso dire che comunque è la cosa migliore da fare. Bisogna stare attenti allo spawn revenge, che è una cosa che Robert Bulling ha messo e da cui ho sentito oltretutto da video di Verax, che me ne ero già accorto, però lui mi ha dato la conferma che praticamente se voi siete nello spawn nemico fate insomma una sorta di spawn kill, il gioco farà in modo di fare spawnare il proprio nemico appunto dietro alle tue spalle, diciamo appunto spawn revenge, lo spawn della vendetta. Posso dire che ancora non mi è capitato poche volte, diciamo, però quando è capitato i porconi che tiravo erano parecchi. E diciamo che la mob è tutta una questione di concentrazione. È un consiglio che vi do ragazzi, cercate di stare concentrati e pensate come muovervi, soprattutto non state fermi, perché come vedete io giro sempre intorno a questa zona qua, non sono mai andato oltre a parte alla fine. Non state fermi ragazzi, perché mettete caso, ecco qua intanto la mob è qua, proprio una liberazione totale ragazzi, veramente erano già due o tre partite che ci provavo. E così, io l'ho tirata insomma mai in due mappe uguali. Posso dire che il mio obiettivo è tirarle in tutte le mappe. Speriamo di riuscirci. Una mia mappa che veramente mi sta sul culo è Mission, perché arrivo sempre a 20-21 uccisioni di fila e mi ammazzano sempre. Sempre in un modo di merda, mi ammazzano, ma mi ammazzano sempre. E l'ho appena tirata su Hardat. Diciamo che Hardat è stata veramente spettacolare, anche se ci ho messo parecchio tempo. Con questo è tutto ragazzi, non vorrei intrattenervi troppo, godetevi la mia mob, un saluto qui da Gabo di Squared, grazie a tutti per i 1135 iscritti che ho ora, vi voglio tutti bene ragazzi, bella froci.